Bene, ringrazio quindi i giovani cristallografi dell'Associazione Italiana di Cristallografia per aver promosso questa attività e quindi per avermi invitato a parlarvi oggi di quelle che sono le applicazioni mineralogiche, in particolare il ruolo che la cristallografia può avere all'interno delle scienze mineralogiche e delle loro applicazioni. Ora, perché le tecniche di indagine cristallografica sono importanti in questo ambito e in quali segmenti delle applicazioni mineralogiche la cristallografia trova maggior impiego? La risposta è che la cristallografia ha un ruolo fondamentale in tutti i segmenti delle scienze mineralogiche e delle loro applicazioni, dallo studio minerogenetico dei minerali, poiché bisogna caratterizzarli a livello cristallochimico, alla fase esplorativa legata alla concentrazione di minerali utili nella crosta terrestre, perché di nuovo bisogna caratterizzare i minerali, quindi la loro natura, ma soprattutto la loro concentrazione per definire se un processo estrattivo porta poi ad un profitto o meno. E ancora un ulteriore segmento. La cristallografia serve laddove le applicazioni mineralogiche si spingono verso la processualità industriale, ossia verso i processi di trasformazione che portano la materia prima verso il prodotto finito, il prodotto tecnologico. Quindi non c'è ambito delle applicazioni mineralogiche in cui le tecniche di indagine cristallografiche e cristallochimiche non vengano utilizzate, non abbiano un ruolo importante. Non dobbiamo però perdere di vista il punto di partenza, e cioè perché i minerali sono importanti e quindi perché la caratterizzazione cristallochimica dei minerali è alla base delle scienze mineralogiche. Beh, un esperimento che generalmente faccio, un esperimento sociale, è quello di chiedere ai miei studenti in aula se riescano ad immaginare il luogo in cui esse si trovano senza l'utilizzo di materie prime e minerali. La risposta è interessante perché immaginiamo un'aula universitaria. Senza l'utilizzo di materie prime e minerali, beh, non avremmo innanzitutto le mura, il soffitto, tutto ciò che contiene noi stessi e gli altri strumenti che abbiamo durante la lezione, perché senza materie prime e minerali non potremmo produrre calcestruzzo, non potremmo produrre gli intonaci, non potremmo produrre le vernici, bene. Ma senza materie prime e minerali non potremmo produrre i metalli. Qualche studente a volte mi dice sì, però il legno continueremmo ad averlo, quindi i banchi, le sedie. La realtà non è questa, perché senza i metalli non potremmo lavorare il legno. Ecco quindi che questa tipologia di esperimento sociale mette in evidenza quanto siano importanti i minerali nella vita di tutti i giorni e spesso di questo non ci rendiamo conto. Soltanto per dare alcuni numeri che possono essere interessanti ad una riflessione, ad una presa di coscienza, di consapevolezza, se guardiamo soltanto il nostro paese, le statistiche prodotte negli ultimi anni, aggiornate al 2017-2018, dell'Istituto Nazionale di Statistica e del Ministero dello Sviluppo Economico, ci dicono che nel nostro paese, negli ultimi anni, per ogni anno sono state sfruttate, quindi utilizzate, circa 168 milioni di tonnellate di materie prime minerali. Questo comparto dà lavoro a più di 15.000 persone simultaneamente occupate su tutto il territorio nazionale che operano in siti estrattivi in un numero pari a circa 2.100, il che significa che un comune su quattro sul territorio nazionale ospita dei siti estrattivi. Perché questi numeri? Questi numeri per comprendere, per riflettere riguardo a quanto la nostra società sia legata allo sfruttamento di risorse minerali, e il nostro scopo è quello di far sì che lo sfruttamento sia sempre uno sfruttamento non solo consapevole ma anche sostenibile, e di conseguenza quanto sia importante
conoscere le tecniche di indagine cristallografiche e cristallochimiche per la caratterizzazione di questi materiali dalla natura fino al prodotto finito seguendo i processi di trasformazione industriale. Spero quindi di avervi convinti riguardo all'importanza dell'utilizzo delle scienze cristallografiche o cristallochimiche, se preferite, in un ambito che è quello della mineralogia e delle sue applicazioni.